Sono solamente 8 le squadre che hanno scritto il proprio nome nell'albo d'oro dei mondiali di calcio. Il club è veramente molto ristretto se si considera che sono state disputate 21 edizioni della Coppa del Mondo e che fino al 1994 solo 6 nazionali avevano sollevato il trofeo. Il Brasile è la squadra che vanta il maggior numero di successi, ben 5. Argentina e Uruguay le altre squadre vincitrici del Sud America, mentre per l'Europa hanno vinto 5 nazionali, Germania e Italia quelle con il maggior numero di trofei. 8 nazionali hanno vinto i mondiali di calcio, 6 sono riusciti a conquistare il trofeo almeno 2 volte. Il Brasile vanta addirittura 5 successi, i primi 3 con Pelé in campo, 1958, 1962 e 1970, poi la Seleção ha vinto anche nel 1994 ai rigori in finale con l'Italia e nel 2002, quando Ronaldo il fenomeno mandò al tappeto la Germania. 4 le vittorie dell'Italia e della Germania, che ha vinto il titolo negli anni 50, 70, nel 1990 e negli anni 10 del XXI secolo. 2 le vittorie invece dell'Argentina e dell'Uruguay, la Selección ha vinto nel 1978 e nel 1986 con un Maradona dominatore assoluto. Mentre si perdono nella notte dei tempi del calcio i prestigiosi successi della Celeste, che ha vinto la prima storica edizione e poi ha trionfato nel 1950, dando vita al Maracanazo. Nel 1998 e nel 2018 invece ha vinto la Francia. Come abbiamo detto, sono ben 4 i mondiali vinti dall'Italia. Gli azzurri sono stati i primi a vincere 2 edizioni consecutive. Ci sono riusciti negli anni 30, quando in panchina c'era Vittorio Pozzo, che guidò la squadra al successo nell'edizione del 1934, organizzata in Italia e vinta a Roma battendo in finale la Cecoslovacchia. Nel 1938 arrivò il bis. Gli azzurri nella finale sconfissero 4-2 l'Ungheria. C'è stato poi un lungo digiuno che si è rotto con i mondiali del 1982, quello vinto dalla meravigliosa squadra di Berzot, che dopo un avvio con 3 pareggi batté l'Argentina 2-1, Brasile 3-2, Polonia 2-0 e in finale la Germania Ovest per 3-1, nel segno di Paolo Rossi, che fu anche il capocannoniere. Nel 2006 la quarta stella. La nazionale guidata da Lippi rese azzurro il cielo sopra Berlino, vincendo ai rigori la finale con la Francia, dopo aver sconfitto Australia negli ottavi, Ucraina ai quarti e in semifinale i padroni di casa della Germania.